io sono di quelli che, come dice Frassica, guardava il muro, perché non c'era la televisione, quindi non c'era la radio, c'era la radio, e quindi noi per far lavorare la fantasia avevamo soltanto il cinema. E devo dire la verità che grazie al cinema noi adolescenti di allora, ragazzini proprio, siamo stati arrivati con i grandissimi film dei grandissimi maestri del cinema italiano. Quindi io ho cominciato con il neorealismo, con Roma Città Aperta, con Lati di Biciclette, con Sciuscià, con De Sica, con Zavattini. Raccontavo adesso in un'intervista qui che il primo film che io con la quale ho sofferto e ho pianto era Umberto D, un capolavoro straordinario di Vittorio De Sica, che raccontava di un vecchio che rimaneva solo con un rubinetto che gocciolava e un cane. E però quel cinema lì mi ha educato moltissimo, cioè noi ragazzi che naturalmente cercavamo l'evasione, invece maturavamo noi con questo cinema straordinario, drammatico, neorealismo. Poi naturalmente l'altro cinema era Totò, l'altro cinema era il Varietà, era questo genio straordinario Totò. Il prossimo anno sono 50 anni dalla morte. Per i 25 anni di Totò io l'ho ricordato alla televisione con un programma che si chiamava Caro Totò, ti voglio presentare. Spero di ricordarlo il prossimo anno, dopo i 50 anni, perché naturalmente il cinema di Totò mi ha insegnato l'umorismo, proprio la qualità dell'umorismo. Totò raccoglieva nella sua filmografia tutti i tipi di umorismo, siamo uomini o caporali, a prescindere, cioè erano tutte frasi curiosissime che in non sense, poi c'era l'umorismo ai doppi sensi, poi c'era l'umorismo animalesco quando faceva l'animale, oppure l'umorismo di burattinesco quando faceva il burattino, e poi naturalmente tutti i doppi sensi, la serva serve e queste cose e tante altre cose meravigliose di Totò, che è stato uno dei miei idoli quando arrivai a Roma, e invece tutti lo consideravano ancora un comico diciamo da farsa addirittura, e io invece rimasi a girare con la mia 500 intorno a casa di Totò tutto il giorno senza avere il coraggio di salire e salutarlo. Non l'avevo mai conosciuto, l'avevo visto solo una volta per strada con Franca Fardini. Però insomma, accanto a questo cinema, poi c'è il cinema americano, adesso la sto facendo lunga, naturalmente il cinema musicale, Serenata Ballettiare, Glenn Miller, Bellezzi al bagno, quando potete immaginare un ragazzo di provincia, in una città come Foggia, che al cinema vede in Technicolor Bellezzi al bagno con S. Williams che si tuffava nell'acqua meravigliosa di una piscina di Miami Beach e con le luci, con i fari, con praticamente le fiamme sott'acqua. Era una cosa per noi bambini, veramente una favola. Poi naturalmente i film musicali che riguardavano Serenata Ballettiare, che riguardavano Chopin, quando io mi sono innamorato della musica americana, della musica di New Orleans.